per noi è più importante la persona, il modo, la sua presenza nello spazio, la sua relazione con lo spazio, il suo benessere nello spazio e la relazione con l'architettura più che il wellness inteso come legato più al mondo dell'attività fisica. Quindi per noi il well-being è sempre stata la base del progetto dell'architettura, perché è proprio il concetto di vivere nello spazio in armonia.